Grazie Presidente. È sempre difficile intervenire dopo Matteo con i suoi deliri demagogici che ci porta ogni volta in aula, però faremo uno sforzo. Purtroppo qui non siamo a porta, non abbiamo potuto cambiare canale, quindi occorre in qualche modo commentare. Ma se se ne va magari non ci può ascoltare, ma ci ascoltano i cittadini, non fa niente. Allora andiamo punto per punto, replicherò su alcune di questi deliri. Segnali di ripresa economica, li vede solo il Presidente del Consiglio, in realtà non li ha visti la povera mamma che si è suicidata 2 giorni fa perché è stata sfrattata e ha lasciato 2 bimbi di 10 e 11 anni, quindi un pensiero va a queste situazioni, a questi poveri bambini che sono rimasti soli mentre il Presidente del Consiglio fa demagogia. Andiamo avanti, perché il Presidente oggi ha veramente preso in giro gli italiani, ha parlato di riforme necessarie del Paese. In realtà le uniche riforme che ha portato avanti sono la riforma costituzionale targata Licio Gelli e P2, tanto cara a tanti personaggi qui dentro che ancora rappresentano questa loggia massonica, e la riforma elettorale che invece tutela gli interessi di una classe politica corrotta che non vuole staccare la propria presenza dalle poltrone e quindi toglie democrazia. Una riforma della pubblica amministrazione che trasforma i diritti in favori, accentrando il potere nelle mani di pochi e quindi garantendo ancora a questa classe politica dei voti che nessuno gli darebbe se non fossero costretti. E infine oggi imporrà la propria fiducia su una riforma della scuola che uccide il pensiero critico, l'unico pensiero che può ancora essere utile per mandarvi tutti a casa. In realtà l'unica riforma che serve, l'unica riforma che potrebbe far ripartire l'economia è il reddito di cittadinanza, che serve per far dare dignità a questo Paese, dare dignità a quelle donne, a quegli uomini che si stanno suicidando per la vostra incapacità. Allora andiamo avanti, abbiamo parlato, il Presidente del Consiglio ha fatto un discorso un po' altalenante per cui dobbiamo andare noi a mettere un po' d'ordine. La Grecia non è qualcosa che c'è molto distante, la Grecia è un disastro economico, sociale, politico e umanitario, e noi non siamo lontani da quel disastro, perché in realtà gli aiuti che si stanno dando alla Grecia non si stanno dando ai greci, si stanno dando alle banche del nord Europa che con questi paesi hanno un debito, e noi siamo stati così sciagurati da partecipare a questo incravattamento dando 40 milioni di euro nel 2014 per salvare il credito di Germania e Francia, e così ci siamo anche noi invischiati in questa crisi greca dalla quale non possiamo uscire, non siamo distanti dalla Grecia assolutamente. Che cosa vogliamo noi dall'Europa? Che ci salvi dal destino verso cui stanno andando tutti i paesi del Mediterraneo, a cui non è stata data nessuna attenzione, proprio per tutelare gli interessi tedeschi che invece hanno ritenuto opportuno espandersi verso est. Noi vogliamo un'Europa con un bilancio pubblico federale, noi vogliamo un'Europa di condivisione del debito pubblico, e se questo non è possibile, l'uscita dall'euro sarà necessaria non solo per la Grecia ma anche per noi. E infatti noi abbiamo depositato una richiesta di referendum consultivo per chiedere agli italiani che cosa pensano di questo argomento. E infine un Parlamento europeo democratico, incisivo, di 28 paesi liberi e democratici. E voi invece che cosa ci proponete? Ci proponete, e su questo il Presidente del Consiglio si è tutelato di non parlare, la relazione dei 5 presidenti. La relazione dei 5 presidenti, perché non ce l'avete commentata? Perché non ci avete detto qual è la posizione del governo italiano rispetto a questa manovra che toglie ancora democrazia? Allora, io ve lo leggo perché voi avete fatto finta di niente. Un sistema basato su norme e orientamenti per l'elaborazione delle politiche economiche nazionali a un sistema di condivisione ulteriore della sovranità nell'ambito di istituzioni e comuni. E poi
una retribuzione dei lavoratori basata sulla produttività dell'azienda, che vuol dire spianare la via alle multinazionali per portare le leggi del paese di origine, andando contro i diritti dei lavoratori, di più di quello che siete riusciti a fare col Job Act. Adesso lo facciamo in maniera istituzionale a livello europeo e ci dovete dire qual è la vostra posizione rispetto a questo piano. E poi ancora, un ministro del tesoro della zona euro che consenta l'adozione di decisioni sempre più collettive e condivise in materia di bilancio, cioè cediamo anche sovranità su questo. Qual è la posizione del governo su queste cose, invece di raccontarci dello Spallanzani e della Scabbia? È questo che volevamo sentire. Immigrazione, ha detto il Presidente, non vuole parlare del passato, e lo posso anche capire, perché nel passato c'è tutto il suo partito coinvolto in questioni di sfruttamento dell'immigrazione con tanto di nuove organizzazioni mafiose. C'è un'evidente incapacità di far sentire la propria voce nell'Unione Europea, che poi a questo punto tanto unita non è. C'è un'evidente incapacità di organizzarsi, una incapacità politica di prevenzione e discorsi di retorica ai quali non consegue mai un'azione corretta, concreta e strutturata. Le nostre proposte sono da tempo nei vostri cassetti. Avete approvato una mozione alla Camera, prima si firma di Maglio Di Stefano, in cui chiedevamo l'abolizione della revisione della Dublino 3. La divisione della Dublino 3 noi l'abbiamo portata all'OSCE l'anno scorso, a luglio, e c'è stata una votazione unanime, tranne che della Lega, e questo magari ce lo spiegherà poi perché non l'ha votata. Abbiamo depositato un disegno di legge che accorcerebbe i tempi di permanenza nei CARA, che a voi piace tanto allungare perché ci lucrate sopra. Scusate. Allora, al Presidente che prende i voli di Stato per andare a sciare, direi invece di andare a vedere cosa succede nel suo Paese, perché noi ci siamo andati. Siamo andati a vedere i centri d'accoglienza e di recente io sono stata al centro Baobab, il centro Baobab che raccoglie gli eritrei. Ecco, il centro Baobab è il famoso centro della cena di Poletti, Casamonica e Buzzi, e ancora ospita immigrati, e questo magari dovremmo farci un pensierino sopra del perché. E ho trovato 700 eritrei stipati, dove ci sarebbe posto solo per 200, persone civilissime, molto più civili di coloro che le accolgono, e costrette a fare i bisogni per strada, costrette a mangiare solo quello che gli porta la solidarietà dei romani. E una cosa appare ovvia, signor Presidente, che non c'è. Appare ovvio che questi eritrei non è che prendono i barconi e dice adesso dove vado, sanno benissimo dove andare, perché esiste un'associazione mafiosa che li va a prendere e li porta nei centri dove voi lucrate, quindi inutile andare a bombardare i barconi. Qua ci vuole un intervento di a terra dell'ONU contro questi personaggi, che sono loro che fanno questo scempio dell'immigrazione, questo mercimonio di carne umana. Un intervento umanitario contro questi personaggi, non contro i barconi andando in Libia, dove vogliamo bombardare sempre per andare a ficcare il naso negli affari altrui e dove abbiamo... Chiedo altri due minuti. Allora, altri due minuti. Non abbiamo parlato di TTIP, non abbiamo parlato di Russia e Ucraina, anche di questo vogliamo tacere. Il TTIP è un accordo importantissimo, è l'accordo più grande del mondo, forse non se ne parlerà al Consiglio europeo, ne parleremo qui in Parlamento, e vorremmo un impegno del governo a garantire trasparenza su questo, che sarà un accordo che modificherà la vita dei cittadini in maniera irreversibile, e una particolare attenzione sulla clausola ISDS che consentirà alle multinazionali di fare causa agli Stati membri. Ultimo, Russia e Ucraina. Nessuno vuole una guerra fredda o calda. Vogliamo che l'Italia si ponga come mediatore tra queste due parti e si faccia carico di ridurre le sanzioni e l'embargo verso la Russia, che tanto danneggia i nostri agricoltori. Concludo, qui dentro ho sentito più volte nominare il nuovo ordine mondiale. Questo non è un nuovo ordine mondiale, è un vecchio ordine mondiale che ha un nome preciso e si chiama fascismo, e noi un fascismo italiano europeo diciamo no. Vogliamo un'Europa della democrazia, della libertà e dell'onestà, in cui nessuno deve rimanere indietro. Grazie.